È una giornata di festa per la comunità di Colonia Spiaggia, popolosa frazione di Roseto degli Abruzzi, che finalmente ha assistito al taglio del nastro del nuovo impianto sportivo situato presso l'Istituto Comprensivo Roseto 1. L'evento segna il culmine di un percorso lungo e complesso, caratterizzato da anni di attesa a causa di numerose problematiche che hanno rallentato l'iter di realizzazione. Sì, è una storia lunghissima, 15 anni, nel 2009 parte tutto, ma oggi abbiamo una parola chiave, futuro e presente. Il passato lo lasciamo a chi vuole polemizzare, purtroppo qualcosa non ha funzionato, sì, non è importante oggi fare caccia alle streghe o caccia alle cause, è importante essere riusciti con perseveranza, con passione, con grande attenzione e con pazienza, perché poi la virtù dei forti in questo caso è stata proprio la pazienza di mettere insieme tutti coloro, spingere la cooperativa Città Futura a portare con grande sofferenza a termine un'opera di 551.000 euro di lavori, secondo una convenzione appunto firmata già nell'anno 2009, fatta a servizio della collettività colognese e non solo. L'opera si inserisce in un più ampio accordo di programma integrato per la riqualificazione urbanistica di Colonia Spiaggia, che ha incluso anche la realizzazione di una piazza consegnata alla città nel 2016 e ora si arricchisce con la palestra per un investimento complessivo di circa 700.000 euro. È un'opera che sarà pubblica per il suo interesse, il suo pubblico appunto, quindi la scuola avrà uno spazio importante, ma anche le associazioni sportive del territorio potranno usufruire di uno spazio, come vedete, ben allestito e anche importante. Quindi è un grande risultato per tutta la frazione di Colonia Spiaggia che attende questo da quando io andavo a scuola, quindi se ne parla da tantissimo tempo. La nuova palestra non è solo un luogo dedicato allo sport, ma un simbolo di tenacia e rinascita comunitaria. Il nostro istituto si caratterizza anche per una grande attenzione all'attività sportiva, per il benessere e la salute, abbiamo anche la curvatura sportiva, quindi questa palestra era tanto attesa per poter svolgere attività sia in orario curriculare che extracurriculare con i campionati studenteschi e progetti di ampliamento dell'offerta formativa, e tra l'altro saranno coinvolti tutti gli ordini di scuola, perché questo è un polo scolastico che coinvolge alunni dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado.